È un grido d'allarme che lanciamo alle istituzioni italiane e europee per fermare tutto ciò che va ad impattare sul lavoro dei nostri agricoltori. Sono arrivati da tutta Italia, isole comprese, gli oltre 10.000 agricoltori e allevatori che nelle giornate dell'8 e 9 aprile si sono ritrovati sotto le bandiere di Coldiretti al valico del Brennero, al confine con l'Austria, per protestare contro l'importazione di cibo proveniente dall'estero e spacciato per italiano. Denunciare tutto quello che entra nel nostro paese, che tante volte poi non ha un'origine corretta. Reciprocità, le stesse regole imposte alle imprese agricole italiane devono valere nel momento in cui noi importiamo prodotti provenienti da altri paesi, da altri continenti. Diversamente diventa una forma di concorrenza sleale che non è più accettabile, perché sottrae valore economico al lavoro dei nostri agricoltori. Grazie alla presenza delle forze dell'ordine, qui sono stati fermati e controllati tir, camion frigo e autocisterne per prodotti alimentari. Al loro interno scoperte cosce di maiale danesi dirette in Emilia, uva indiana, uova polacche, pane dalla Repubblica Ceca destinato in Puglia, pesce proveniente dall'Olanda, arance dalla Gran Bretagna, pomodori, formaggi e pure latte belga e austriaco, tutti con destinazione Italia. La lista è ancora lunga. Uno di questi carichi era indirizzato persino nella nostra regione, in provincia di Fermo. Abbiamo fermato centinaia di camion, tutti con prodotti che paradossalmente vengono fatti nel nostro paese, ma in questo caso le importiamo da altri paesi. E non si riesce a valorizzare il lavoro dei nostri agricoltori quando, soprattutto in alcuni comparti, come il settore ortofrutticolo, non riusciamo a raccogliere ciò che c'è in campo perché non viene riconosciuto un giusto valore economico al lavoro dei nostri agricoltori. Per noi questo non è più accettabile. Alla manifestazione presenti agricoltori e anche giovani della provincia di Pesaro e Urbino e da vari comuni della regione Marche. È una distorsione del mercato che non è più accettabile. Solo nelle Marche negli ultimi 10 anni l'importazione è aumentata di oltre il 65%. Questa importazione solo nell'ultimo anno aveva un valore di 660 milioni di euro. Queste risorse, questo valore economico è un valore che in realtà dovrebbe essere ridistribuito tra i nostri agricoltori, perché quello che noi importiamo in realtà è tutto ciò che noi possiamo produrre nelle nostre aziende agricole, nel nostro territorio italiano ma anche marchigiano. C'è un altro tema fondamentale, che è quello della concorrenza sleale. Noi siamo qui oggi per denunciare questa ingiustizia, perché noi vogliamo lavorare in un mercato di libero scambio. Chiediamo che le regole siano le stesse per tutti e quindi che il costo della manodopera, il costo energetico, ma soprattutto i disciplinari di produzione siano uguali in Italia così come all'estero. Per contrastare tutto questo è partita una raccolta di 1 milione di firme. Con una raccolta firme di iniziativa popolare per l'obbligo d'origine in etichetta su tutti i prodotti. Parte ora perché fra poco ci saranno le elezioni europee. Questa sarà una proposta di legge che raccoglierà 1 milione di firme, verrà posta proprio a livello europeo, perché questo è il nodo che dobbiamo scalfire, perché di fatto continuano ad arrivare merci dall'estero di dubbia provenienza che poi con l'ultima trasformazione diventano made in Italy. Iniziamo così a fare raccolta firme su tutto il territorio anche di Pesaro Urbino, nei punti vendita di Campagna Amica, nei nostri uffici Coldiretti, perché di fatto questo, da padre di famiglia viene da dire, deve partire al fianco del consumatore per difendere proprio il cibo, il vero made in Italy, sano, salubre, che noi produciamo, che invece dall'estero arriva con contraffazioni e con metodi di coltivazione e con prodotti che di fatto da noi sono vietati da 40 anni.